Allora, oggi faremo la torta di mele con l'uvetta. Utilizzeremo 310 g di farina, una bustina di lievito setacciato insieme, 3 uova, 160 g di zucchero, 140 g di burro fuso, 70 g di latte, 130 g di uvetta, un pizzico di cannella in polvere. Innanzitutto prendiamo il nostro limoncello, un cucchiaio, e aromatizziamo le nostre uvette. Mettiamo le mele, le ho tagliate sottili e le ho bagnate con il succo di mezzo limone. Stiamo inserendo lo zucchero e le 3 uova. Dovranno diventare gonfie e chiare. Come potete vedere, gonfie e chiare. Aggiungiamo il latte e il burro. Nel frattempo, nella farina, mettiamo un pizzico di cannella. Un poco alla volta mettiamo il tutto. Nel frattempo prendiamo l'uvetta. L'asciughiamo. Una bella manciata, la aggiungiamo. Mettiamone ancora un pochettino. Queste le teniamo un attimo da parte, le mele. Ok, queste le utilizzeremo per addobbarla sopra. Ecco qua. Ta-ta-ta-ta. Un po' diversa, giusto? Vediamo un po', ne utilizzeremo un po' in questi due stampi piccoli e un po' nello stampo grande. Iniziamo nello stampo piccolo. Ci aiutiamo con un bel leccatorte. Thank you.
Facciamo un'aggiuntina a questo. Mi sembra di essere stata un po' spiroccina in quella. Iniziamo a decorare le piccoline. Procediamo con la grande. Ecco qua. Ok. Adesso prendiamo le uvette che avevamo avanzato. Zucchero. Uno, due, ecco qua, e ora inforniamo. Allora, quella più grande sicuramente 180 gradi per circa 40-45 minuti. Quelle piccole ve lo dico dopo che 92 gradi. Quindi questa è asciutta. 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 Quindi è cotta. Voilà. Anche lei 92 gradi, asciutta. Asciutta. E anche questa è cotta. Il tempo pensavo che era inferiore, le ho infornate tutte insieme, ho detto ci sarà da tirarle fuori un attimino prima, ma lo sapete che ci è voluto esattamente 55 minuti per cuocerle entrambi queste piccole, e quella grande è ancora dentro. Eccola qua anche la grande, allora vediamo un po'. Ok, asciutta, 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 asciutto, perfetto. Temperatura 92 gradi, quindi siamo a posto. Adesso vediamo se riusciamo a toglierle. Allora, iniziamo dalla più grande. Allora, forse meglio. Vediamo un po'. Voilà! E una l'abbiamo tolta. Sono cadute le due. E una. Poi, nel frattempo,
del cioccolato, ho fatto un dischetto di cioccolato, perché qua si deve inventare qualcosa, giusto? Un po' di diverso. Adesso un po' di cioccolato fuso lo mettiamo qua, lo usiamo un po' come collante, vediamo un po' se viene fuori anche questa. Guarda che bella tortinetta, guardate qua che spettacolo, e questo, guardate qua che tortina, e un altro. Per me crolla la torre di Pisa, crolla. Mettiamola un po' sopra, che così magari sì. Scusate, perché uno deve, non può fare la torta di mele a tre strati. Giusto? Voilà. Perfetta. Anche la cuoricina è venuta. Guarda che bella. Io non so se sta la sua, ragazzi. L'effetto scenico c'è. Cosa ne dite? Adesso vediamo che cadrà giù tutto, eh. Voilà! A tre piani.